Bentornati a questo nuovo appuntamento, anche oggi in compagnia del cugino. Ciao a tutti, sono il cugino. E oggi abbiamo deciso di farvi vedere un po' un pezzo bello della mia collezione. Bello per tanti motivi che vi spiegherò durante il corso di questa recensione. Anzitutto bello perché raffigura una delle macchine, delle supercar più splendide, più belle degli anni 80, che iconica, rimasta nei nostri ricordi. Stiamo parlando di una Lamborghini Countach, orgoglio italiano della casa automobilistica della Lamborghini, del Toro. E in questa splendida riproduzione abbiamo il personaggio di Sideswipe, Freccia in italiano, o Lambor, come giustamente suggerisce il nome della marca dell'automobile, in lingua nipponica. Il personaggio viene chiamato Lambor. Freccia era, come vi ho detto in occasione della recensione dell'Autobot G1 che abbiamo fatto qualche tempo fa, è il mio autorobot preferito. Mm-hmm. Perché è stato il mio primo autorobot in generale, che mi è stato regalato da mio padre quando ero piccolo. È uno dei giocattoli a cui sono ed ero più affezionato, giocatissimo, distruttissimo. Poi ho recuperato la ristampa e quindi sono riuscito ad avere la ristampa G1, e in questa versione Masterpiece è proprio raffigurato questo personaggio. Anche in questo caso è uno dei primi Masterpiece, infatti è l'MP12, quindi successivamente ai vari Optimus Prime, Megatron, via discorrendo, è iniziata la produzione dei personaggi secondari, e tra cui proprio forse il primo autorobot della linea Masterpiece è stato proprio Freccia, o Sideswipe, che è presente anche nei film di Michael Bay, però con una livrea, un alt mod completamente diverso, che è una credo che sia una Chevrolet Stingray, un modello del genere, grigia metallizzata, che è protagonista del secondo e del terzo film. Il personaggio di Freccia, oltre ad essere in alt mod bellissimo, anche in robot mod vedremo che ha una linea robotica molto bella, accattivante. Adesso lo andremo a scoprire. Anzitutto vediamo questo modello splendido di Lamborghini riprodotto in tutta la sua fedeltà al modello della casa automobilistica. Non a caso nella confezione è riportato il logo Lamborghini, significa che la ditta automobilistica italiana gli ha garantito a Takaratomi i diritti per poter produrre con il proprio marchio, l'esclusiva. Di un prodotto originale, diciamo, raffigurato originale. Questo è il mio possesso, credo sia una copia che io, non credo che sia un Masterpiece originale, ma queste copie che ho devo dire che sono assolutamente identiche in tutto e per tutto agli originali, se non differiscono solo nel prezzo, che è molto più
approcciabile e conveniente, una trentina di euro, 30-35 euro si trova. E niente, la confezione, come vedete, è la classica piccola confezione degli Autobot Masterpiece con la colorazione di fondo nera. Il robot è l'auto in entrambe le forme, il logo Lamborghini, il logo Takaratomi e una serie di il nome, la macchina è la Lamborghini Countach LP500S, MP12, Cybertronian Warrior, perché nel Comicalize dei Transformers edito dalla Hasbro e nella, diciamo, stesura un po' di quelle che erano le caratteristiche dei personaggi che la Hasbro fece per immettere sul mercato i Transformers, Freccia era proprio un guerriero perché chiaramente in una società di Autobot cybertroniane c'è chi era guerriero, c'è chi era mercante, c'è chi era un politico, quindi Sideswipe era proprio un guerriero. Nella parte laterale è raffigurata l'auto, è un particolare del robot, e nella parte posteriore della confezione troviamo la classica immagine di confronto con l'MP10 Optimus Prime, la classica immagine del rimorchio aperto di Optimus Prime da cui fuoriesce l'auto, e poi i vari accessori che sono contenuti all'interno della confezione che andiamo a vedere subito. Scusa la domanda Prego. da ignorante, quindi allora questo è una copia, Sì, dovrebbe, credo quindi proprio non che è della siano. Takaratomi, Sì, però. non è, e allora chi l'ha fatto? È una copia che io ho, quindi i cinesi si prendono la briga di riprodurre in tutto e per Fedelmente tutto, tutta la. fedelmente, perché sono assolutamente molto spesso indistinguibili. Grande. È anche la confezione identica all'originale col logo Takara Tomy. Grande. Ci sono certe copie che io ho che c'è scritto Takara o solo Takara o Takara Tony. Takaratoni è il cugino italiano. Esatto. Però anche qui questo con la C, Tommy Made in Sì, China, è cioè tutto tutto. copiato paro paro. È un Infatti, omaggio, non è copia, è un quando io ho omaggio. iniziato a collezionare qualche pezzo dei masterpiece che mi interessava, Sì. io avevo combattuto che trovavo questi pezzi a poco, pochissimo, 30 euro. Ho preso la Lancia Stratos, ho preso Mangiolino, ho preso Bello. questo e mi chiedevo come Com'è facessero a avere possibile? questi prezzi. Poi ho capito che c'era il barbatrucco. Scusatemi ancora, quindi Dimmi. anche qui www.takaratomi.co.jp Tutto c'è. copiato, tutto, E come allora, se fosse sempre una fotocopia del sulla scatola, cartone. colori. Ma allora un ignorante come Sì. me che volesse distinguere la La tua ignoranza è condivisa e io mi baso solo sul prezzo per capire se un che io ho un originale Takara Tomy Masterpiece. quindi un venditore pezzo di merda potrebbe venderti una copia al prezzo di un originale. Sicuramente, Ah, sicuramente. ok. Io ai tempi chiesi addirittura, ricordo che scrissi al Sensei delucidazioni su questo dubbio, ma non ho avuto una E si va a risposta. culo, cioè come se uno dice lo voglio Sì, originale, sì, non te sì. lo garantisco. Non te lo garantisce nessuno, a meno che Guarda, non ci no, giusto sia per capirlo, qualche non è una. bollino olografico di cui io non sono a conoscenza che potrebbe garantire nella confezione dei pezzi originali, ma Ok. ditecelo voi da casa nei commenti, se Sì, avete, questa è una domanda se sincera, va, non conoscete. ne Sì, voglio sì, sì, sapere, sì. non faccio polemica, ma voglio imparare. Sì, certo, qualche ologramma, oppure tra tutte queste scritte cinesi c'è scritto ripetuto migliaia di volte. Infatti, Questa è una copia, 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 ma certo. noi non conosciamo il cinese e non lo sappiamo. E Vabbè, allora, scusate. tranquillo, quello che è anche giusto e interessante, quello che ti sei chiesto. Probabilmente gli originali hanno incastri che poi si camuffano ancora meglio e Ah, non si quello vedono. quando lo tiri fuori. Probabilmente sì. Una Ok. volta che l'hai trasformato la prima volta, poi ritrasformarlo non ritorna mai come quando lo tiri fuori, o perlomeno con le mie Hai capacità. un modello nuovo ogni Sì, volta. e Vai. allora abbiamo questa bella macchinina che praticamente rolla Sì, tranquillamente.
sulle sue ruote, ruote di plastica, ma anche l'originale ha ruote di plastica, non di gomma, e tutta di plastica, perché chiaramente subisce delle sollecitazioni e degli sfregamenti che potrebbero compromettere la verniciatura. Verniciatura ottima, una rifinitura ottima, e questa è la versione classica MP12, perché poi è stata affiancata dalla MP12 più plus, che ha i colori dell'anime, ossia i vetri dell'autovettura, quindi i vetri laterali e il parabrezza sono azzurrati, e non ha queste linee diciamo nere, quindi è come avere proprio il giocattolo G1 in qualche modo, e credo che sia da recuperare anche quella versione, in modo da chi vuol fare la doppia copia può tenere questa, che è fedele all'autovettura originale in alt mod, e il robot mod può tenere l'altra. Domanda, la verniciatura anche del rosso? Perché mi sembra plastica colorata. Allora, in alcune parti credo che da qui sia plastica colorata, perché la vedo più chiara. Mentre qui, in queste zone qui, mi pare che sia un verniciato, però ho dei dubbi, perché anche se è più chiara non vedo venature o compagnia bella che possano diciamo far intendere che sia la plastica bravissimo. Dai, vai. Allora, intanto vediamo i particolari, lo stemmino piccolino ma efficace della Lamborghini, come vedete, stemma Autobot non adesivo ma dipinto sul cofano anteriore, i fari che sono traslucidi, trasparenti, rendono benissimo l'idea dei fari originali dell'auto, specchietti retrovisori ai lati, forma non incisa ma in rilievo di un grosso tergicristallo, e poi le varie prese d'aria tipiche di una auto super sportiva come questa, che è molto molto bella. Tra l'altro, in occasione della scorsa recensione del modello G1, mi hanno ricordato gli utenti che cinematograficamente questa auto è stata ritratta nel film Rayman, in cui il protagonista Tom Cruise era un venditore di auto di lusso e doveva commerciare proprio delle Lamborghini che erano proprio uscite in quel periodo, negli anni 80, e in particolare nel telefilm Automan il personaggio si trasformava in una Lamborghini, però stilizzata dei colori computerizzati. Anche la corsa più pazza d'America. Questo non me lo ricordo. La Lamborghini rossa. Ah. Non so se è proprio la Countach, però. Ma la Lamborghini di quei tempi era questa, quindi credo proprio che sia, che fosse quella ritratta in questo film. Volendo elencare tutti, capirai. Sì, Automan era una Lamborghini di quel modello, però ovviamente olografata. Sì. Dopodiché ne parleremo addirittura, anzi vi colgo l'occasione per invitarvi il giorno 11, visto che nella scorsa diretta insieme ai ragazzi della trattoria dei nerd ci siamo dilungati un po' troppo. Bello. Spero di non farlo più, perché non perché ci siamo divertiti proprio, però è chiaro che 4 ore e mezzo di diretta sia bella, abbastanza molto divertente e frizzante. Allora abbiamo deciso di parlare di un altro argomento, quindi giorno 11 alle 21 abbiamo la prossima diretta con i ragazzi, di farci una chiacchierata sulle serie televisive degli anni 80. Quindi vi do appuntamento giorno 11 alle 21 per la diretta con i ragazzi della trattoria dei nerd, che salutiamo. Magari non è così, però se c'è qualcuno che non sa che serve la campanellina, serve per il promemoria e per non perdere le uscite del canale. Grande e cugino. Non voglio dire che c'è qualcuno che ancora non si è iscritto, perché sarebbe proprio... Vabbè, non posso pretendere che ci scriva, allora, si iscriva tutto il mondo. Immagino che...
chi lo vede questo video e non è iscritto è perché lo sta vedendo come prima volta. E andrà all'inferno e se non si iscrive. Andrà nel sottoscala esatto. Perché io non sono iscritto. E non è un collezionista, non è vero. È forse il primo iscritto o il secondo. Iscrivetevi. Grazie. Allora, vi dicevamo, anche i particolari dei fanali posteriori sono molto dettagliati, come vedete, e insomma, abbiamo un bel modellino di questa macchina. Che non sono dipinti, ci sono proprio in rilievo dipinti poi sì, particolari. Sì, dipinto, sì, però sì. Insomma, quindi che dire, intanto vediamo cosa è contenuto oltre alla macchina nella confezione, il classico libretto di istruzioni. Con i vari passaggi per trasformare l'autovettura in robot, che è molto complicato, devo dire, come tutti i masterpiece. Poi abbiamo immagini dell'autovettura e del robot, tutto scritto in cinese o giapponese credo, quindi caratteristiche dell'auto e del robot. Poi le varie possibilità e i vari accessori di cui è dotato questo pezzo e qualche immagine proprio degli accessori impiegati nella serie animata, quindi il lanciamissili alle spalle, la flare gun, flare adesso mi sfugge cosa significhi, ma probabilmente bravissimo, meno male che c'è il mio assistente a questo punto che subito provvede a fugare ogni dubbio. E poi c'è il pile driver, che dovrebbe essere questo accessorio qui. Il pile driver significa una sorta di cunei a forma di proprio come se fosse un martello che dovrebbe andare a martellare che si viene impugnato, cioè o viene sostituito alla mano, come le due cassettine che avevano quei grossi cilindri. Okay, esatto, abbiamo capito, non sappiamo come si chiama, ma abbiamo capito. Capito. E quindi avremo la possibilità di diciamo dotare il nostro sideswipe di questi due accessori e anche, tanto uno me ne è caduto, e anche di questi altri due, sempre da sostituire alle mani, che sono nient'altro che delle lame, come se fossero una sorta di cunei dei martelli pneumatici, che erano visti entrambi gli accessori nella serie animata. E queste, vabbè, poi ve lo dirò quando lo monteremo sul robot. Abbiamo appunto le armi di frecce, lanciamissili da porle sulle spalle, e il fucile flare gun. Allora, il flare gun è la pistola lanciarazzi, quindi forse dovrebbe essere questo. E quell'altro sarà un cannone foto ultra megafonico? Boh, non lo sappiamo, ma è la nostra fantasia, perché questo lo chiama missile, quindi lanciamissili, lancer. Missile launcher, e sì. Quello è un flare gun. Sì. E poi abbiamo la classica schedina in cartone plastificato con le caratteristiche specifiche del personaggio e i vari parametri con i valori che il nostro sideswipe ha, tra cui forza, velocità, grado, abilità, resistenza, eccetera, eccetera. Bene, andiamo e procediamo. Dimmi. Siccome non ne so un cazzo, mi inghiotto col traduttore. Sì. Togliendo gun, sì. La parola flare è bagliore. E infatti, ora che mi stai ricordando, i flare sono delle armi evasive di cui sono dotati i caccia da guerra, che per sfuggire ai missili dei nemici lanciano questi flare dei... delle stelle. Sì. Quindi che servono per depistare le armi nemiche. Taglie. Allora, andiamo alla trasformazione di questo pezzo. Allora, se mi ricordo, anzitutto abbassiamo questa parte, e qua fin qui non ci piove. Dopodiché andiamo ad aprire questa parte qui. Io, mentre tu fai, imparo il giapponese. Certo, rivelando le cosce del robot.
E poi si dovrebbe cercare di aprire, ecco, le due braccia nelle fiancate laterali, che sono gli sportelli, e si vanno a distendere in questa maniera, in maniera tale da liberare completamente spalle e braccia. Ok, a questo punto dobbiamo cercare di spaccarlo proprio, ecco, spaccare le due, la parte posteriore dalla parte centrale e separare la parte posteriore in due, ma è abbastanza complessa Se mi posso sì, intervenire, prima dimmi. di spaccare tutto, Sì, ah, ecco, intanto ci siamo basta, è riusciti. fatto, ecco, Ecco, si sì, deve bisognava rialzare sollevare un po' il tutto. tettuccio. Ora può A spaccare questo punto tutto. si aprono le gambe, questi si aprono così gli alettoni. Questo va girato in questa maniera, in maniera tale che si apre tutta la parte. Sì, poi l'ordine degli addendi non cambia il risultato. Allora, va incastrato in questo modo. Questo così. Questo così. Se non ricordo male, la posizione corretta da far assumere alla gamba è questa. Lo facciamo anche dall'altra parte. Sì, bravissimo. Questo porta alla soluzione di avere due esemplari, uno in robot mob e uno Bravo, il bello in del chat. gioco dei Transformers era proprio questo, di trasformare e ritrasformare, come anche dei cavalieri era montare e smontare l'armatura dal Certamente, clot al personaggio. certamente. Però è chiaro che quelle trasformazioni erano intuitive e immediate. Qui Tira, tira. c'è una Fine. spettacolarizzazione sicuramente, è un'ingegnerizzazione Esatto. particolare che rendono, per carità, complesso ma divertente, però è Certo, chiaro se che c'è la possibilità di una trasformazione, deve essere possibile farla. Questo è uno dei dogmi bravo. E di King. comunque noi siamo un canale che mostra la trasformazione nelle recensioni. E Certo. no, certo, niente, perché Cosa? ci sono canali che non mostrano la Sì, la trasformazione, minchia. ti giuro. Come se Scusate la minchia, vedi che la scorrilità, ma non ci credo. Io invece è l'unico canale che seguo perché E per allora, vabbè, conflitti di interesse, però però non potrei immaginare un canale che recensisce Transformer, non me lo Transformer. invece ci sono, noi nomi non ne facciamo No, perché ma anche un fa io non li io conosco, voglio quindi bene a sono. tutti i miei, non dico colleghi perché non mi sento ai livelli di altri canali, però voglio bene a tutti i recensori che condividono la Ma stessa infatti nostra è un'opinione passione. mia che sono Sì, no, 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 vabbè, figurati. esterna a questo Anche mondo. perché forse non vanno tanto male perché io mi sto confondendo. Allora, Vabbè, ma poi c'è il tasto avanti veloce, che c'entra? Anche perché se sì, io lo volessi comprare sono un malato di trasformazioni. Magari vedo che è così complicato, grazie a questo contrattempo passo ad altro. Cioè, comunque sia, è utile. Mi ha catto il maggiorino piccolino che tiro, giro e faccio. Però boh, non lo so, mi certo. E sembra allora, una stupidità. forse, però c'è questa parte delle ruote che non mi convince. Dove sei arrivato? Magari ti posso aiutare. Se lo sapessi, te lo direi. Ah, ecco, Ultima la possibile volta, forse non ti ci preoccupare. siamo. Ah, diciamo che più o meno no. C'è questo piccolo gancetto Sì, che a va. torace? Sì, diciamo che in linea di massima è C'è stato una tras. piccola Sì, linguettina, quella l'ho l'ha incastrata già. incastrata. Allora, poi si aprono questi, come vedete, e si vanno a rivelare i pugni. Poi fa questa doppia curva, le braccia si allargano e si tirano su. Perfetto. Vabbè, dai, hai fatto. E questi sono i pugni. Erano le ruote che mi. Ma penso che siano state Praticamente. messe nella posizione corretta. I piedi sono un pochino da sistemare per dargli il giusto equilibrio.
Ah, ecco, queste sono quelle che dobbiamo curare. Quindi vedete, la parte dei finestrini Sì. va inserita, staccata, allargata, è inserita dentro senza fare danno, ma ecco fatto. Così. Ecco fatto. Uno. E due, per scomparire e dare maggior fedeltà Ah, sì. Bello, all'intera figura. Bello è, ma ora capisci perché gli altri canali non la fanno vedere la. sì, perché ma non è la prima trasformazione ostica che hai affrontato. C'è cioè, Non è la tasto prima, veloce. nel testo veloce allora tanto vale non farla No, vedere, non no, sono d'accordo, ecco. però i punti salienti, lì è un inchippo, però hai spiegato Ecco come devono qua. fare, vai avanti veloce se la vedono loro, ci mancherebbe. E casomai nella Lo so. confusione è compreso questo. Ok, Allora. eccolo qui il nostro freccia è trasformato in robot. Allora, li andiamo a mettere in questo vano, in questo buchino, il suo missile lancer, così, e la sua arma di ordinanza, così, così lo completiamo e lo commentiamo insieme. Lancers. Allora, eccolo qui. Bello, bello, bello perché a me freccia con questo scudo davanti il petto. Che nasce dalla trasformazione del cofano anteriore della macchina, ha sempre dato l'idea della miglior forma robotica di un autorobot in cui si intravedono le forme Mi ha spostato dell'auto. No, perfettamente. perché questo fa un po' di Guarda, grip, credo di aver già capito. è questione di equilibrio Dai. eccolo qui. Ok, eccolo qui il nostro freccio. Allora, lo facciamo girare così lo ammiriamo un pochino da tutte le angolazioni e vedete che è bello, la colorazione rossa, questo, vi ripeto, questo pettorale così ampio è bello, il suo, anche il volto e la testa hanno dei, Espressivi. Poi è un bel robot, sicuramente era un personaggio simpatico. dicevi delle componenti dell'automobile che si intravedono ma non Non disturbano, come disturbano piace a mai, noi. sì. Le ruote anteriori sono scomparse all'interno del corpo, Totalmente. quelle Quelle posteriori. posteriori non formano i piedi, che Esatto, quello è. esatto, esatto. E quello nel film, Sideswipe era l'unico autorobot con i piedi A che posto. erano le ruote. Però questo gli Giusto, giusto. garantiva una velocità particolare. E allora, parliamo di questo personaggio. Questo personaggio è rappresentato nella serie animata come il più irruento, il più impulsivo di tutti gli Autobot. Spesso collaborava insieme al fratello, perché erano definiti fratelli solo perché condividevano lo stesso Altmod di Lamborghini Countach, che era Lince. Ah, Che sì. era quello giallo con quei motori dietro la Sì. E schiena. Sì. va a vedere se è solo il doppiaggio italiano oppure anche in No, lingua no, il originale. doppiaggio, diciamo, italiano in questo caso ha rispettato, Ah, quindi diciamo. era Brock. Anche se il doppiaggio dei Transformers è pessimo, perché con poche voci, come capitava spesso Facevano tutte le tutti. facevano tutti i personaggi, quindi pochi doppiatori Che poi per tanto. vedi, in italiano fratello, a quei tempi era fratello, Sì, magari l'americano bro bro era era compagnone, compare, e compare, adesso sì. anche qui dire fratello, però Certo, magari era aveva compagnone, un sì, altro valenza. camerata. E allora, vi dicevo, l'altro amico era quello vanitoso, aveva il carattere che lui si sentiva troppo bello. Io invece avrei visto lui di più, il vanitoso, perché Sì. come forma e colori e cose è molto più elegante rispetto all'altro autorobot che anche in forma di veicolare aveva questi grossi motori e quindi ci stava che Appesantito. poteva essere anche quello più irruento e più
diciamo, impulsivo dei due. Era quello, Freccia era l'Autobot più spericolato, che spesso si cacciava nei guai, che però molto spesso è stato protagonista di diversi episodi, non come Tigre, che era il luogotenente di Optimus Prime, però Freccia era un bell'autorobot. Inoltre, nella linea di giocattoli, lo stesso personaggio identico con una colorazione diversa era Red Alert o Ah, Jaguaro, sì, che che però era aveva la quello. macchina dei vigili del Vigili del fuoco. fuoco, del capo dei vigili del fuoco. E niente, questo è il nostro Freccia. Lo No, andiamo. bambini allora ce n'erano Sì, perché chiaramente utilizzavano lo stesso stampo stampo. per creare più personaggi con colorazioni diverse, come ci ha insegnato anche Bandai, del resto con il Mazinga Z, Non è che non. ogni video dobbiamo Esatto. citare queste oscene. Allora, prima di pesarlo, lo andiamo a vedere nel dettaglio. E anzitutto notiamo che gli occhi sono celesti. E questa è una bel dettaglio molto particolare che lo fa risaltare molto, come gli Bella Autobot, che avevano, colorazione. essendo buoni, avevano gli occhi celesti, mentre i Destructor avevano gli occhi rossi. Dopodiché, diciamo che ha le mani prensili, come tutti i Masterpiece. I piedi sono molto limitati nella loro escursione, quindi c'è da giocare molto con le giunture delle ginocchia per garantirgli un po' di posabilità. E come vedete, o è frutto di una trasformazione imprecisa, ma non riesco a dargli molto Rimane sempre in equilibrio. avanti. Va in avanti e poi tende a stare un po' curvo, così. Eccolo. Qui forse, perfetto. Quindi, come vedete, la posabilità non è il suo forte, sono io che non gliela riesco a dare, però chiaramente può anche piegare le ginocchia, alzare le gambe in maniera da dargli una posa un pochino Molto più bello. Ecco, vedi, action. una cosa che mi piace dell'evoluzione del modello Transformers è che cominciano, si possono posare e fare assumere posizione come nell'anime. I modelli in Certo. 3D erano bellissimi, ok, però insomma. Vorrei dargli una posizione un pochino più particolare, ecco, magari così è un pochino più dinamica. E niente, la torsione al busto può girarlo, quindi può anche fare così. Insomma, perdendoci un po' di tempo, gli si può Sì, far poi assumere la giusta posizione per esporlo come si chiama anche in. quella categoria di collezionisti che è specializzata nel creare le pose? Ah, i Posatori. posatori, diciamo, li chiamiamo così quando sono veramente bravi, perché bisogna avere un po' di fantasia e tanta pazienza Se no per si chiamano farlo, se appoggiatori. no si chiamano Appoggio. stronzi. No, magari c'è qualcuno che non è proprio bravo, Ma non è insomma. stronzo, certo. Appoggiatori, poi via Esatto. via si diventa posatori. Comunque, credo che sia. Ma non è colpa tua, No, 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 io la invece. superficie è Credo che regolare. dipenda proprio dalla mia posizione che gli ho dato, che non è proprio giusta nei piedi, perché, esatto, perché in altre volte non ho avuto problemi. Comunque, andiamo a cercare di Ah, pesarlo, sì, poi lo pesarlo. misuriamo. Siamo a zero. Ecco, qui sono 131 grammi, chiaramente tutta plastica, anche se il modello ha una dimensione di 16 centimetri. 16? Sì, 16 Ok. centimetri. Però diciamo che è molto, molto leggero, perché chiaramente una trasformazione del genere avrebbe rappresentato un motivo di danneggiamento per la colorazione se fosse stata Esatto. in metallo. Niente, ragazzi, vi dicevo degli accessori. Allora, il nostro Freccia può avere, quindi nascondendogli la mano nel suo avambraccio, può avere questo tipo di accessorio che ricorda per l'appunto dei grossi martelli per poter diciamo andare a spaccare superfici o nemici nel caso in cui
dovesse affrontare i nemici con questo accessorio, oppure anche nell'altra mano possiamo, sempre nascondendogliela, inserire un altro accessorio che è questa sorta di cuneo, di lama, Pneumatico. che ricorda ed era utilizzato come un martello pneumatico, come uno scavatore, ma ricorda anche delle lame. E anche in questo caso ci ricorda il personaggio del film, che aveva due grosse lame che utilizzava come delle spade. Quindi lui, tu vedevi questa sorta di robot che pattinava sulle sue ruote, Come no? molto velocemente andava a affrontare i nemici e li tagliava in due. Difendeva. Quindi sicuramente, dal punto di vista perlomeno del carattere, questo personaggio nel film è stato ben indovinato, perché rappresentava proprio un guerriero molto abile in battaglia, molto veloce e feroce quasi. Quindi, che dire, ragazzi, purtroppo non sto riuscendo a dargli una La posa, superficie liscia non aiuta. ma lisce, ma no, No. credo che siano un problema di piedi, sai? Quindi, eccolo Mamma mia. qui. Diciamo che se avessi avuto una posa più bella sarei stato più contento. Eh sì, c'è qualcosina che forse sotto la pianta del piede c'è qualcosina che Adesso vi non chiedo un nanosecondo per vedere di risolvere questa va. Dai, sì. particolarità e poi gli diamo la valutazione finale. Ragazzi, abbiamo scoperto, anzi, il cugino ha scoperto la mancanza di una piccola parte che io mi ero dimenticato, che c'è sotto la pianta del piede, c'è il tacco di freccia che gli dà la stabilità giusta in modo che lui possa essere, come vedete, messo in qualsiasi posizione lo si voglia mettere. Certo, continua ancora a essere un pochino No, più, ma no, adesso è meglio, bello, adesso è. stabile. È bello, No. bello davvero, è il mio Autobot preferito. E allora, ragazzi, considerazioni finali su questo personaggio e su questo modello. Innanzitutto, le solite considerazioni che valgono un po' per tutti i masterpiece, e quella che sono dei piccoli capolavori che, come per l'appunto lo dice il termine stesso, masterpiece, che per gli amanti dei Transformers, in particolare come me per i G1, fanno davvero la gioia degli occhi di chi si vuole avere un pezzo di un ricordo della serie animata della propria infanzia. Le trasformazioni sono croce e delizia degli amanti dei Transformers, quindi più sono complicate, più denotano una certa accuratezza ingegneristica e una cura proprio di questo fattore. Però è chiaro che per persone poco pazienti e poco inclini allo smanettamento, sono un pochino fastidiose. Come me, che sono poco paziente, se fosse stato realizzato in metallo sicuramente avrei danneggiato qualcosa. Potrebbe essere stato così. Quindi, il fatto che siano realizzati in plastica è un po' un difetto, ma non si potrebbe fare altrimenti. A un prezzo onesto è bello portarselo a casa, questo in particolare per me rappresenta un personaggio molto amato, quindi non poteva mancare nella mia piccola collezione di masterpiece. E che dire, se lo trovate a poco prezzo, anche queste versioni che io ho fanno la loro bella figura, quindi accattatevillo. E per il resto basta, così. Spero un giorno di poterlo affiancare al suo amico Sans Striker, al suo bro, che quello credo che K.O. non sia stato prodotto, perché ha mantenuto sempre un prezzo molto elevato. Su quello magari farai E questo lì, investimento. essendo una stessa macchina Lamborghini, si vede che è uscita molti anni dopo, perché la Takara lì è stata molto
elargito molta cura, perché ha dotato la macchina addirittura di fanali che è scomparsa. I grossi motori dietro possono essere nascosti e quindi Addirittura. dargli la forma di una Lamborghini normale. Ah, Insomma, beh, tante già questo tempo, e sì. anche gli sportelli tipici ad ala che si alzano in maniera orizzontale, scusate, verticale, Sì. si aprono, e quindi è un bel modello da avere. Spero di riuscire a recuperarlo un giorno. Quindi, ragazzi, che dire? Questo Questo per oggi nulla è da tutto, aggiungere. insieme al nostro Freccia. Vi diamo appuntamento alla prossima video recensione. Vi ricordo la diretta di giorno 11, mercoledì, insieme ai ragazzi della Trattoria dei Nerd, così parleremo anche di Lamborghini e Certo. delle serie televisive, dei telefilm degli anni 80, 90 e anche 2000, e anche 70, se ce Certo. n'è, insomma, dei nostri ricordi legati Io non ci alle sarò, quindi serie tranquilli, televisive. collegatevi Ma tranquillamente. animerai, so che Vabbè, animerai un la po' di casino nella chat, chat, che appena non... vedo che mi perdete. Esatto. Va bene, per oggi è tutto, un abbraccio e alla prossima. Iscrivetevi. Ciao. Stay.